siamo i Pirlas V, benvenuti! Benvenuti in un super torneo di FIFA con le squadre dei mondiali! Parola di Pierigno, chi vince questo torneo ottiene la maglia ufficiale della Francia campione del mondo di Kylian Mbappé. Questo è il premio per chi vince. Commentate qui sotto chi vincerà i mondiali secondo voi e io lo dico qua. Se questi mondiali non vengono vinti dal Brasile mi faccio biondo, ragazzi. No! E lo faccio perché il Brasile di Pierigno andrà a vincere questi mondiali. Nel video di oggi vedrete solo i quarti di finale. Nel prossimo video vedrete invece semifinali e finale, ma uscirà solamente al raggiungimento di 20.000 like qui sotto. Che cosa stai facendo? Quindi 20.000 like se volete vedere la finale, altrimenti non la carichiamo e non saprete mai chi ha vinto. Detto questo, andiamo coi sorteggi. Eccoci qua ai sorteggi per i mondiali. Siamo in 8 partecipanti, quindi partiamo. Pronti, pronti. Oh 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 oh, Samuel. Ho scelto il Ghana perché è la mia nazione. Allora scopriamo lo sfidante di Samuel, Luca Campolunghi. Ho scelto il Portogallo perché Cristiano Ronaldo è sotto l'occhio delle critiche, quindi io voglio rispondere. E quindi sfida Portogallo-Ghana, sfida fra palloni d'oro. Secondo quarto di finale, vediamo chi sarà l'estratto. Michael, attenzione. Marocchino. Qual è la bella Alhamdulillah sahbi. Alhamdulillah iftah yo. Ma sei in baranza sei. Lo sfidante di Michael sarà Pierino. Ci sono. Pierigno, eccolo qua. Sei solo un Maranza e i Maranza fanno una brutta fine con me. Ah, attenzione, dichiarazioni pesanti. Pierigno, altro quarto di finale. Ibrastu, rappresentante della Spagna, perché? Poi in realtà volevo il Marocco, ma me l'ha rubato il napoletano, lo so. Ah, napoletano che ruba i marocchini, è strano. Che l'ultima volta gli ho rubato la ragazza. No! Allora, Ibrastu sfiderà. Eccolo lì, Fratino! Proprio lui, Fratino! Io e te! E quindi che vinca il migliore. E allora ci siamo, prima sfida Portogallo contro Ghana. Of Samuel contro Luca Campolunghi. Luca, questa può essere la tua vendetta dopo tutti i super palloni d'oro, dopo tutte le sfide perse contro Samuel. Pallone d'oro di chi fa quest'oggi? Ah, Pantaleo! Portogallo in avanti, prova allora Luca a sfondare la retroguardia offensiva. Attenzione Luca! Mamma mia! Occhio allora al Ghana che si affaccia per la prima volta in attacco. Al 33esimo minuto si appoggia, può provare il tiro! Smorzato e bloccato da Rui Patricio. Ci siamo, ci siamo! Guerrero che si appoggia per João Félix, potrebbe provare l'imbucata in mezzo, mamma mia! Dai, entrare il pallone! Attenzione Ronaldo che prova il tiro! Proprio lui, Cristiano Ronaldo, sblocca questa Coppa del Mondo di FIFA 23 qui su Pirlas V. 1-0. Attenzione allora a Portogallo che si affaccia nuovamente nell'area di rigore di Of Samuel. Bellissima giocata di Leao! Rafa, Regina Leao, 2-0 Portogallo! Signore, Leao che segna Of Samuel, chi l'avrebbe mai detto? E allora, attenzione Ghana che può ripartire. Oddio, da solo! William Manò! Minuto 80, c'è poco tempo per recuperare, vediamo se Samuel riuscirà a reagire di orgoglio. Attenzione, prova al tiro, parato, calcio di rigore, calcio di rigore, tutto riaperto. Si riaccendono le luci della speranza per Samuel. Come si batte? No, è Samuel attesa. Ma dopo questa possiamo anche chiudere qui, veramente. Come si batte? E finisce qui la partita 2-0 per Luca Campolunghi che accede alle semifinali. Invece Samuel stranamente è eliminato al primo turno di un torneo. E allora ragazzi, siccome sono stato eliminato, mi ritrovo qui a commentare questa seconda gara veramente veramente bella tra Brasile e Marocco, signori. E siamo! Parte Pierino! La. E Pierigno, no Pierino. Pierigno, col possesso palla, può subito partire col gol, colpo di testa da parte del Marocco, mamma mia, Marocco subito in difficoltà, Michael fino in fondo, Michael palla dentro! Che gol!
attenzione Michael, di Scorpione, incredibile. Riprende Michael, palla dentro, in mezzo all'area, colpo di testa. Ancora pericoloso il Marocco, attenzione. E allora riparte con Paquetà. Paquetà, Paquetà, Paquetà! Che cosa ha sbagliato Paquetà? Pierigno! Poteva passarla e fare il gol della merda. Attenzione, Mazraoui! Mazraoui! Bufala! Che cosa ha salvato Alisson Becker? E allora finisce qui questa partita e quindi si andrà ai supplementari, signori. Allora il Marocco, Ziyech, palla profonda, azione, incredibile, Marocco, che parola, attenzione! Oh, Rodrigo. Oh, palla Danilo. Danilo può tirare, Danilo! Può ripartire. Calci di rigori, signore. Calci di rigori, parte Nesiri. Lo sapeva, le chiavi centrali. Attenzione Fabinho! Buono! Allora parte Chabran! Lo scavetto! Segna questo scavetto incredibile! Gabriel! 1-1! Vediamo se riuscirà a trovare il secondo rigore di fila! Hakimi! No! Mamma mia! Dove vola Pierre? Pierino! E allora ragazzi, Pierci! È tutto Pierci! Nelle mani di un giocatore solo! Danilo. E allora Pierino vola in semifinale assieme a Luca Campolunghi. Ragazzi, siamo qui alla terza sfida. Adesso ci sono Andrea Fratino che rappresenterà la Francia e poi il campione in carica di FIFA, cioè Ibra Stu, che rappresenterà la Spagna. C'è Andrea Mbappé, poi Camavinga, Benzema, attenzione a Benzema, davanti al portiere, Benzema! Karim! Benzema! Andrea Fratino! Blocca il match! Benzema con una finta, poi vede Mbappé si prende già di tirare, Mbappé ci prova, se ne smarca uno, Mbappé! Ma ancora la Spagna si fa sentire con questa parata, Torres, e da solo se ne smarca un altro, Torres potrebbe tirare quella passa, Morata perde l'occasione, Lloris, non c'è un attimo di tregua, perché ora c'è Dembélé dalla parte della Spagna, dal campo spagnolo, che la gioca Benzema! 2-0 Francia! Benzema! Temporeggiano, poi Camavinga, poi Tushameni! Tushameni! Partita agli sgoccioli, anzi finisce qui. Fratino va in semifinale e il campione in carica è stato smacellato per 3-0. Vedremo chi affronterà Fratino, perché adesso quarta semifinale, qui c'è una vendetta, perché Gnabry e Isaac si sono già affrontati in uno scorso torneo. Ricordiamo che Isaac è stato rimontato alla fine e ha vinto Gabri. State calmi ragazzi. Primo possesso per l'albiceleste, vai Isaac. Attenzione Messi, per Dybala, la gioia, prova il tiro, parata del portiere Sané, che prova a entrare. Attenzione Goretzka da fuori, blocca il portiere argentino, blocca, cancella contatto. Occhio all'Argentina che può ripartire, bellissima imbucata per De Paul. Attenzione, sono in 3 contro 1, da solo Dybala, occhio e tira! Andiamo! Ti sta bene Fra, è il karma. 1-0 Argentina però. Brutto passaggio della Germania. Che cosa è combinato Gnabry? Occhio all'Argentina che potrebbe raddoppiare. Schneider, attenzione, 2-0. Andiamo! Che cosa sta combinando Gnabry? 2! Sembra gol, sembra fatto gol. Riparte l'Argentina. De Paul, occhio a Molina. Isaac a caccia del 3-0. Sarebbe riuscito veramente bene.
Gnabry sta venendo umiliato. Andiamo! Non può essere umiliato così, deve reagire d'orgoglio. Eccolo forse il gol del 3-1. Attenzione Sané. Lo sapevo che avete fatto. Attenzione la Germania che avanza, Gabri, una rete di passaggi. Tiro, rete! 1. Siamo alla calma, Gnabry. 3-1, non è finita, partita riaperta. E di nuovo Messi. Mitico Messi, la pulce! Sì! La pulce! E 4-0! Dai! Allora, attenzione Gnabry, cross in mezzo. Calma. Attenzione, minuto 83. 4-2. Forse c'è ancora tempo. Gnabry, si sente? No, non si sente niente. Si sente solo che siamo all'88esimo e l'Argentina la palla tra i piedi e Di Maria ha la possibilità di chiuderla. Anche! Attenzione tempo! A casa! Calma, ancora lunga. Partita. E finisce qui. Gnabry. Isaac si vendica nei confronti di Gnabry. E allora, questo primo video si conclude qua. Le due semifinali del prossimo video saranno Brasile contro Portogallo, Francia contro Argentina. Commentate qua sotto secondo voi chi riuscirà ad aggiudicarsi questo mondiale su Pirla SV. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, sarà mia!